allievi maschio e femmine e tutto il settore femminile. Per loro vi sarà un giro, breve giro di 500 metri, quindi un giro di boa di 250 e poi un giro lungo per portare a termine i 3000 metri previsti per le prossime categorie. Ricordo, a partire la prossima partenza vedrà sulla linea allineati la categoria allievi maschi e femmine e tutte le categorie femminili. Prossima partita, ricordo, categoria allievi maschi e femmine e tutte le categorie femminili. Un giro breve per loro di 500 metri, quindi il giro di boa ai 250 e poi il giro grande per portare a conclusione i 3000 metri previsti per loro. Io ho messo alla mia disposizione solo partiti, categoria allievi maschio e femmine e categoria femminile hanno preso il via. Ricordo totale per loro di 3000 metri previsti. Un primo giro quando transiteranno qui di fronte avranno avviato i 500 metri e poi si avvieranno su un giro più grande, più lungo per portare a termine i 3000 metri previsti. Avete solo la categoria cadetti a guidare, gli allievi a guidare questa gara. Solamente tu impegnate tutte le categorie femminili insieme agli allievi allieve. Mentre continuano i passaggi qui al giro ai 500 metri, ricordo che adesso a tutti gli atleti e atlete dovranno compiere il giro più lungo per portare a termine i 3000 metri per loro previsti. Ricordo che adesso gli arrivi sono da quest'altra parte, quindi la raccomandazione di non fare il proprio riscaldamento proprio sul tracciato di gara. Ecco già il primo, la categoria di lui che porta a termine la sua gara. Molto bene, ricordo la distanza di 3000 metri. Guarda,
E vengono questi genitori? Raga, porta fuori, sì. Allora la stiamo togliendo. Sì, sì. La fine a chi brilla, che è stata roba, no? Continuano gli arrivi, questi sono sempre agli inizi, vediamo già, vediamo. Quindi Andrella, Pirani, Antonelli nell'ordine, l'arrivo dei primi tre allievi, mentre già le prime femmine hanno concluso la loro gara. Date a bere qualcosa di caldo, ragazze, perché con i polmoni che avete respirato aria fredda. Avete fatto una gran gara, perché siete arrivate subito dopo i tre allievi che vanno forte. Franco. E ne avete lasciato più di uno dietro anche. Franco, ma vieni qui che stai al riparo. Ed ecco l'arrivo di altri allievi che precedono la Daniela Menegatti. Naturalmente ricordo, gli fanno la civica parte come categoria, poi le femmine, che anche loro sono suddivise in diverse categorie. Vogliono sa adesso già le proprie posizioni di classifica dopo le prime due gare, quindi avrà calcolato e cercato naturalmente, se possibile, di migliorare la propria posizione. Ricordo, per ciò che riguarda le classifiche, dovete rivolgervi ai giudici UISP se non siete ancora a conoscenza della sommatoria delle due gare precedenti. Ricordo, prossima gara domenica 30 novembre, domenica prossima a Pontano, è l'ultima di queste gare del trofeo Città di Ferrara a Porto Maggiore. In occasione di quella gara, per il termine, verranno effettuate le premiazioni dei primi tre classificati di ogni categoria. E qui mi trattano come essere a nozze. Invito tutti a vestirsi subito, andare a bere qualcosa di caldo. Allora, l'annuncio per i prossimi partenti, che riguarderà tutte le categorie adulti maschili: giro di boa ai 500 metri, noi 250, giro di boa ai 500 metri, passaggio qui di fronte ai 1000 metri, poi due giri più lunghi come quelli effettuati adesso dalle categorie che sta portando a termine la propria gara. Quindi per il settore maschile, adulti, tutte le categorie in gara, come ultima partenza della mattinata, ricordo, giro di boa 500, passaggio qui di fronte ai 1000 metri e poi due giri dello stesso percorso che hanno appena concluso i concorrenti che vedete arrivare. Altri ancora sono sul tracciato gara. Abbiamo, lo so, il grande Matteo, ma anche il grande Dario. Classe 1929, signori, siamo quasi alla bellissima età di 80 anni per grande Dario Tarroni,